Nostalgia. Questa sei tu che canti? Sì, sono io che canto. Sì. Ed è tua sorella che veste. Mia sorella veste. Scusi, facciamo il defilé. Allora, perché un attimo, mia sorella, Teresa, guarda, che ha detto non far brutta figura. No, no. Allora, questo è il prototipo di una linea che Teresa Desio, che ha tanti talenti, ha disegnato su di me. E poi questa cosa verrà messa in commercio. Si chiama Core. Vabbè, ma non possiamo fare pubblicità adesso a marchio. Ma tanto non è ancora in commercio, per cui non è pubblicità. Insomma, è una roba di amore fraterno, dai. Va bene, te la perdoniamo. E dopo è bello, scusa, guarda quanto è bello. Sì, è molto bello. Non può ridere. Si accomodi, Desio. Eccomi. Come va con Teresa? Ti rivediamo con lei in un filmati? Voi che rivedete voi stesse, dai. Questo è un filmato del 82. 40 anni fa. Questo qui sono io. Che classe, ragazzi. Guarda Gianfranco. Guarda, c'è la vita. Chiamagliela a me, zio. Facevamo un gioco che noi avevamo intitolato Le due sorelle e che consisteva esattamente in questo. C'era la specchiera in camera di mia madre, grande, e noi, una di noi due, sì, con scialli, vestiti, come tutte le ragazzine, insomma, si travestono con le sottane della mamma, insomma, ci mettevamo davanti a questo, una delle due si metteva davanti allo specchio e cominciava a fare a recitare, a fare con un bozzetto qualche cosa. L'altra arrivava, dava uno spintone all'altra e diceva, no, sono io, ecco. E questo è un gioco cretino che però a noi ci divertiva moltissimo. E forse questo gioco qua è stata una cosa, poi si è sviluppato, non lo so, è diventato, è passato dal gioco, è uscito dallo specchio, è diventata quello che facciamo, anche se però non ci diamo nessuno spintone adesso. Due sorelle di grande creatività, chi è più folle? Lei. Sì, 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 per me è completamente pazza, però è molto più creativa di me, scrive libri, adesso questa linea di moda che lancia, cioè è bello, è una cosa molto creativa, io non sono così creativa, io... Perché dici che è completamente pazza? Cioè, cosa fa di pazzo? Perché cambia pelle. Io non, tu no? No, è sempre la stessa. Cioè, sempre. Io in questa intervista di 40 anni fa, io dicevo le stesse cose che dico adesso. Ma non ci credo. Cioè, non ho avuto né minima evoluzione, capisci? Ero già troppo evoluta allora, non lo so. Ero molto evoluta allora, bisogna dire che io sono stata percepita in quell'epoca per la mia proprietà di linguaggio, per le cose che dicevo come una marziana. Però vabbè, comunque è andata così, parlavo di psicanalisi, per cui che già andavo dall'analista io 40 anni fa. E qua tutti guarda, detto, chi è? Qua guarda, c'è un club, eh? Ma adesso, ma 40 anni fa una giovane attrice che diceva vado in analisi veniva percepita come una pazza, brava, certo. Io invece per me era normale, io ci andavo per crescere, per trovare un equilibrio che magari a 19 anni ancora non avevo. Però, insomma, è andata così. Ero una strana giovane, una strana giovincella. Adesso sono una signora. No, non sono una signora. Io non sono una signora. Non sono una signora. Definisci signora? Si dice sciura? Sciura, lo capite? Cioè, non sono sciura. C'ho il taglierino, però è un taglierino moderno. Cioè, l'ha fatto sua sorella, per cui l'hai messo sorella, con lei. No, guardare il particolare anche del c'è anche uno spacchetto, si anche non un hai visto lo di pelle dietro. Io potevo decidere di essere ignuda come anche di coprirlo. C'è un lembo di pelle dietro la seta. Sì. No, è la pelle mia, no pelle. Cioè, sì, è pelle umana. Di pelle tua. Pelle umana. Ci sono tante foto che ricompongono il puzzle della tua vita e ne possiamo scegliere una alla volta. Ci sono, le vediamo, eccole qui, guarda quante belle persone interessanti. Parto con Troisi, parliamo di Troisi, Troisi. Napoli, ci abbiamo anche una clip. Abbiamo la clip. Impossibile, non lavoro più con voi! Signora Elena, Disgraziati! Che schifo sta qui, che sto dicendo? Tu vuoi non fare domande, non signore? Uno che fatica allora. Se non scusate, cosa c'è?
Lei è stato intervistato migliaia di volte, le hanno fatto migliaia di domande. C'è una domanda che non le hanno mai fatto? Sì. Quale? Ma non mi hanno mai chiesto, appunto, tante interviste e cose, cioè non mi hanno mai chiesto che cosa ne penso della Svizzera. E le sarebbe piaciuto che glielo avessero chiesto? No. Gianni Assoluto. Sì, Gianni Assoluto. Poi io, insomma, passo la mia vita... La cosa strana è che nonostante l'ultima volta che abbiamo fatto un film insieme è stato 39 anni fa, scusate il ritardo. Nonostante tutto quello che io ho fatto da allora a oggi, la mia immagine è rimasta curiosamente molto legata a quella di Massimo Troisi. Io veramente non dico tutti i giorni della mia vita, ma spessissimo mi trovo a stupirmi del fatto che la gente mi ferma e ancora mi chiede continuamente com'era Massimo, com'era lavorare con lui, com'era nella vita reale, eravate amici, avete avuto una storia d'amore. E sono una, io faccio fatica a parlare di Massimo perché io lo adoravo, ma lo adoravo come comico, per me resta uno dei più grandi comici del Novecento sicuramente, ma anche come persona, era una persona che non era mai ritornata. Una persona che aveva un istinto colto, una persona che riusciva a dire con una frase, con una battuta, cose per le quali letterati, grandi intellettuali hanno bisogno di scrivere. Fammi libri. Fammi un esempio di una battuta. Per esempio lui diceva sempre, sentite, io non è che sono contraria alle relazioni tra uomini e donne, però secondo me, al matrimonio diceva, però secondo me un uomo e una donna sono le due persone meno adatte a stare insieme. E come gli si può dare torto? Io sono assolutamente d'accordo su questa cosa qui, per dire, ma diceva delle cose troppo... E poi aveva un istinto colto, cioè non aveva letto tanti libri, però era come se li avesse letti, non era speciale, era originale, non aveva mai retorica. Io adoro le persone che non usano mai la retorica. E comunicava... una fragilità che poi era reale, abbiamo scoperto purtroppo con la sua morte prematura fosse reale, e una poesia in qualunque cosa facesse, e sembrava anche una persona molto buona. So che tu hai girato l'ultima scena di Scusate il ritardo quando è morto il grande amore della tua vita, Elio Petri. Sì, io purtroppo non mi sono goduta niente di quel film che ho fatto con Massimo, perché purtroppo l'ho vissuto tutti i due mesi delle riprese, sono stati mesi in cui il mio compagno di allora stava morendo con una brutta malattia e io quindi... Non uno qualunque, anche un mentore, anche in grande Elio Petri, testa. Elio Petri, grande regista, grande persona, grande uomo... Tu giri quest'ultimo Chuck e poi hai la notizia o viceversa? No, ho la notizia e poi giro l'ultimo Chuck, che tra l'altro non era l'ultimo Chuck del film, però giravamo l'ultima scena, l'ultima inquadratura del film, di lui e me e lui sul letto che ci parliamo di profilo, e io non ero inquadrabile perché avevo talmente pianto che se voi vedete la scena vi rendete conto che lui è illuminato, io sono completamente nera perché non ero assolutamente inquadrabile. Dopodiché poi dal giorno dopo il film entrò in assicurazione per 2 o 3 giorni, grazie anche alla sensibilità di Massimo che disse vabbè, cioè, non puoi lavorare in questo stato, per cui per 2 o 3 giorni mi cercai di rimettermi e poi ripresi a lavorare, però... E lui ti aiutò a superare il lutto? No, non so, eravate così amici? Lui non disse neanche una parola, perché in questi casi è giusto così. Ti ha aiutato? Però era... Mi ha aiutato, quindi ti ha aiutato era in quel lì senso, e io è stato sapevo, pratico? Era lì, io sapevo che era lì, quando mi vedeva parlare al telefono in maniera drammatica, che piangevo perché magari ricevevo delle notizie di peggioramenti, lui lo vedevo passare in punta di piedi proprio, ma veramente mi ricordo un'immagine di Massimo che cammina in punta di piedi in un corridoio mentre io sto piangendo al telefono, non parliamo di queste cose. Intelligenza, intelligente. Intelligente, intelligente, sensibile, unico, speciale, se n'è andato. E vabbè, se n'è andato. Cioè non va bene niente, non va bene che se ne sia andato. Per fortuna ci ha lasciato queste cose deliziose, anche le interviste, ci ha lasciato i film. Ha lasciato qualcosa. Avrebbe potuto, come molti, fare crescere e fare tante cose belle. E ha lasciato anche il fatto che dopo tanti anni siamo qui a parlare di lui, quindi sempre, non riusciamo, non lo dimentichiamo. Ci appartiene
ci appartiene, ci appartiene. Perché forse metteva in scena la parte migliore di noi, anche un po', no? Anche, ma anche le nostre fragilità, le nostre contraddizioni. Ma la fragilità non è di per sé un dato negativo. Soprattutto l'incapacità maschile di amare, questo era un tema abbastanza ricorrente nei suoi film. Lui era una specie di Oblomov, la pigrizia dell'amore, il non capire veramente bene come si fa a comunicare l'amore a una donna. Beh, è una cosa tipicamente maschile. Tipicamente maschile. Che no? La vita ti ha confermato? Adesso sono io che non riesco a comunicare forse amore agli uomini, non lo so. Cioè che non ho un grande interesse per e la cosa per ti dispiace o invece... La cosa mi dispiace, mi preoccupa pure, però... Che devo fare? Cioè, non aspetto che succeda, mi arrivi qualche ispirazione dall'alto, non so, che un giorno esca, abbia un'epifania, veda un uomo e dica lui. Faccio dei sogni anche in merito. Cioè? No, sogni notturni proprio. Di che genere di sogni? Cioè, quelli che fai quando ti addormenti. Sì, no, ma che genere di sogni? Sogni un uomo? Sogni il principe azzurro? Sogni erotici? Ti posso raccontare un sogno? Beh, vi piace, però poi dopo vi scandalizzate. Però dopo perché io qualunque cosa dico pare che la gente si scandalizzi sempre. Ma io quando mai? Allora, insomma, ho fatto questo sogno che io, intanto parte dal fatto che dovevo fare la pipì nel sogno. E cercavo un bagno. Trovo questo bagno bello, tutto di moga, no? E mi siedo nel tipico gesto di chi siede sul trono per fare la pipì. A un certo punto mi accorgo che c'è un oblò sulla mia testa, mi alzo e alzo lo sguardo e si affaccia a questo oblò il più bel volto maschile che io abbia mai visto. Cioè proprio si affaccia l'amore, si affaccia l'uomo che io dico eccolo, è lui, è quello che aspettavo. Nell'oblò nel bagno mentre ero seduta sul gabinetto e lui mi guardava dall'alto, ecco, sì, okay. Io gli tendo le mani, lui mi tende le mani, io gli tendo le mani, lui mi tira su e ci troviamo su uno yacht meraviglioso in mezzo a un mare tipo potrebbe essere quello della Sardegna, con i Caraibi, un ambiente meraviglioso. E però io lo guardo e sono felice, dico mi trovo con l'uomo della mia vita in un luogo paradisiaco, finalmente ho svoltato. Purtroppo lo guardo tutto intero, hai paura, lo guardo tutto intero e lui fin qui è normale, da qui in giù ha le gambe di un cartone animato. Cioè praticamente ha due gambe di ferro con due scarpe, sai quelle dei cartoni animati gialle, sì, un po' un po' Topolino. Topolino. Io purtroppo non ho bisogno di mangiare per fare questi sogni, li faccio. E quindi non esisti, sei sconfessata da sola, questa è la verità. Diciamo che cosa vogliamo interpretare questo sogno? Diciamo che probabilmente... Cosa possiamo dire di questo sogno? Ti sei sconfessata, hai detto che non era possibile che esistesse. Che forse non esiste. Francesco Nuti, andiamo avanti con le foto. Clip, io chiaro e lo scuro. Tutti gli angeli a guardarlo, lo era in questa maniera. Tirò, toc, frrr, e creò l'universo. E Dio con che stecca giocava, di legno o d'alluminio? Non si è mai saputo. Bevi qualcosa? Sì, volentieri. Anch'io però qui non c'è nulla. Premio Davide Donatello, miglior attrice protagonista, Giuliana De Sio. Grazie Giuliana, il Davide te lo consegna Nino Manfredi. Sono contento di consegnare a Giuliana De Sio questo premio perché, come diceva Pedrolini, è un bel talento. Che l'ha detto con un tono... Com'è questo bel talento? L'ha detto con un tono... normale, perché devi... normale era? Sì, no, è un bel talento, non sembrava... No, sembrava che volesse dire anche altre cose. Forse era un apprezzamento. Fruttuoso, anche... al talento. Va bene. No, non l'avevo mai visto questo film. Che bello, questo filmato. Che bello. Bello quando uno ogni tanto
no, il passato uno se lo immagina come una cosa impalpabile, invece per noi che facciamo questo lavoro ogni tanto il passato si traduce realmente in immagini. E questa cosa ti rassicura che poi viene no, le foto? Questa cosa mi spaventa. Perché? Terribilmente. Però quando li guardo, quando ho l'occasione di vedere, per esempio, quel filmato di me e mia sorella di 40 anni fa, a me mi è stato mandato, perché a me mi mandano su Facebook, gli ammiratori mi mandano le cose, perché io non so mai niente. Quindi mi è stato mandato e mi ha emozionato, quando l'ho visto mi ha emozionato moltissimo, perché è come vedere un passato che tu pensi che non potrai mai più rivederlo, che non ritornerà, invece ti ritorna e diventa concretezza. Diventa immagini, ecco, io ero così e non riesco neanche a capire quanto sia cambiata in realtà. Quando mi sento parlare non mi sento tanto cambiata. Speriamo che sia femmina, Monicelli. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao. Buonasera, Frank. Guardate chi vi ho portato. Mario, dai, vieni. Permesso? Buonasera. Buonasera. Buon appetito. Franca! Papà, ciao! Buonasera, buon appetito. Buonasera. Buon appetito, buonasera. Bene, tu. Bene. Buonasera, buon appetito. Grazie. Buon appetito, buonasera. Andiamo veramente. Allora? Che ne pensi? Di che? Di lui. Professor Giovannini. Cosa vuoi che ti dica, Frank? In questo momento mi girano troppo le scatole per esprimere un giudizio sereno. E poi, bambina, vedi, l'importante è che piace a te. Solo che, mi pare che tu ne cambi un po' troppi di fidanzati, o mi sbaglio? È che sono tutti inconsistenti, papà. E quello ti sembra solito? Grande attore. Perché Philippe Noiret. Philippe Noiret, grandissimo, peraltro stava anche nel Postino, se non erro. Sì, no? Certo. E, perché Monicelli era il papà che avresti voluto avere? Una volta hai detto una cosa del perché genere. Perché Monicelli era un uomo meraviglioso, era proprio tutto ciò che mi piace in un uomo. Era intelligentissimo, grandissimo regista di film che per me sono stati mitologici, che mi hanno formato, spiritosissimo, cinico, non retorico, non banale. Quando viaggiavamo insieme, abbiamo fatto tanti viaggi insieme per il mondo, perché molto spesso questi cast monstri che lui metteva in piedi, ho fatto anche un altro film con lui dove c'era un cast con Gassman, Manfredi, Giannini, però questi attori erano sempre impegnatissimi e quando ci chiamavano nei festival in giro per il mondo, alla fine l'unica che era libera ero sempre io, per cui mi sono fatta dei viaggi pazzeschi con Marco, con Mario Monicelli, e durante questi viaggi ci siamo conosciuti più ancora di quando giravamo i film. E ci chiedevano sempre ma chi è questo signore, tuo padre? Perché sai, a me mi riconoscevano, certo. Lui era regista. E lui diceva sempre, sì, sono suo padre, e raccontava episodi inventati della mia infanzia. Io mi inorgoglivo da morire, mi piaceva da impazzire questo fatto che lui si spacciasse per mio padre. Pubblicità, e poi ci ritroviamo. Siamo con Giuliana Desio, stavamo parlando di un grande italiano, di Monicelli, e le chiedevo del suicidio di Monicelli, che sappiamo era malato, si è buttato dal balcone dell'ospedale dove era ricoverato. A 95 anni. Ecco, tu come l'hai saputa la notizia? Io ero a Milano, a casa di André Chammat, che è una regista, un'imprenditrice regista di Milano. E che cosa hai pensato? Io ho pensato che questo gesto fosse assolutamente, gli assomigliasse nella maniera più assoluta, che fosse un gesto poderosamente giovanile, nel senso che a 95 anni non ho mai sentito qualcuno che si suicida, cioè a 95 anni buttarsi dalla finestra soprattutto, è un gesto, è un volo, è un gesto di vitalità, nel decidere anche adesso decido io, perché non ci vedo più,
perché non cammino più, perché non posso fare più niente. Adesso io una cosa posso fare e la faccio. E è un gesto, io lo trovo, non voglio fare l'apologia del suicidio, per assolutamente. Però in quella situazione, per come era Mario, coerente, l'ho trovata una cosa testa. Assolutamente coerente, assolutamente identico alla sua natura. Michele Placido, vediamo la foto, avete fatto insieme la piovra, ma cos'è questa storia che ti spariva mentre stava no, in io giro? Ho fatto con lui la piovra, ho fatto un film che vinse il Leone d'Oro a Venezia, ho fatto un altro film che si chiamava Ti presento un'amica, ci ho fatto teatro insieme. Cos'è questa cosa che ti sparisce? Spariva. Come spariva? Perché Michele è uno che riesce a fare tre cose, anche quattro, cinque cose insieme, è uno dei pochi uomini che riesce a fare tante cose insieme. Però a me mi ammiro questa sua capacità, questa energia che ha di riuscire a fare un film, uno spettacolo teatrale, nel frattempo fare dei meeting con delle altre persone. E lui, uscivamo, tipo andavamo in tournée, uscivamo per andare al mercatino, andiamo al mercatino a vedere, ci troviamo in tournée Orvieto, a vedere le cose. Uscivamo, mentre io chiacchieravo con lui, mi giravo e non c'era più. Ma lo faceva sempre e io dicevo, lo vedevo la sera in teatro e dicevo, Michele, scusa, ma noi oggi siamo usciti. No, perché io mi sono visto una persona. E così mi ha fatto anche in Russia, sulla Piazza Rossa a gennaio. Cioè siamo andati in Russia a fare la promozione della piovra, io, lui è un fotografo di gente che ci doveva fare la copertina e dovevamo fare quello, un altro giornale e dovevamo fare due trasmissioni televisive. Mi ha lasciato 2 ore ad aspettare sulla Piazza Rossa a gennaio, un freddo. Non è venuto. Ma ti sei arrabbiata poi? Sì, mi sono arrabbiata moltissimo. Si è scusato? No, non mi ricordo. Ma come no? No, perché avevo delle ammiratrici lì, sono andata nei grandi magazzini, mi hanno fermato, non potevo venire, ma siamo venuti fino in Russia per fare le foto, non le possiamo fare più, siamo in Russia, capisci? Sì, vabbè, adesso io poi ho incontrato le persone, adesso così, tutto così. Tutto così. Senti, libro cuore, hai fatto anche la maestrina della penna rossa nel film di Comencini. E c'è una cosa che ti volevo sentire da te, perché Carlo Calogi sembra la puntata di Calenda, perché c'era pure, diciamo, nel Race for Cure, c'è anche nel filmato che vedrete a breve. Lui disse, Calenda, che all'epoca faceva il bambino protagonista di aveva 11 anni, che si era preso la cotta, sì, per te. Sì, l'ha detto in tutte le trasmissioni. Ecco, ma tu sì. Che cosa, cioè, te l'ha detto anche di persona? No, l'ha detto in un paio di trasmissioni, non di persona, perché di persona non l'ho mai incontrato. Sì. E lui era piccolino, dice che c'era questa scena in cui io gli davo un bacio, lui mi dava un bacio e io glielo ricambiavo, un bacetto da maestrina, certo, chiaramente. Che lui diventò tutto viola perché dice che gli batteva il cuore. Che era Senti, innamorato. Siccome torna spesso qui, perché facciamo anche la pagina politica, quando torna, che gli vuoi dire da parte tua, cosa gli riportiamo? Che io non potevo ricambiarlo, perché diciamo, francamente. Ma ti lusinga sapere. Mi lusinga, a me mi lusinga sempre quando ricevo degli apprezzamenti per un bambino, perché gli piacevo tanto la maestrina. Era carina poi, in fin dei conti, questa maestrina. C'è un bellissimo ricordo di quella bella televisione che si faceva allora. Cara Giuliana, è sempre un piacere averti ospite. Per me ogni volta che entri qui non ti farei più uscire, che sei intelligente, simpatica, autoironica, un po' feroce, un po' dolce, per cui mi piaci tanto. Torna però presto. Me ne devo andare. Amore, sì. Succede se vuoi stare. Bragei. Va a ten. So che parti, ma quando se vuoi noi chiudiamo il 3 giugno. Se vuoi tornare prima della chiusura, qua. Vabbè, qui abbiamo una galleria di personaggi che ancora non è stata esplorata. Quindi la prossima seduta spiritica la facciamo. Ah no, abbiamo parlato solo di gente viva per tu me. Sì, non è un po'. Vabbè, un po', dai, così insomma. Va bene, è stato un piacere. Piacere mio. Ci lasciamo con la maestrina della penna rossa e poi ospitiamo una grande della letteratura italiana, una grande italiana, Edith Bruck. Silenzio! In piedi. Prego. Buongiorno. Prosecco, ingegnere. Buongiorno, signor direttore. Il terzo premio è stato assegnato a Bottini Enrico. Viva! Bravo, Enrico!
Bottini, la medaglia? Vai. Yeah.